giuro ragazzi che non vedevo l'ora di registrare questo video perché avevo assolutamente bisogno di un restauro. Infatti oggi vi porterò con me nella mia glow up routine, vi mostrerò tutti i passaggi per fare un restauro completo al 100%, quindi ci occuperemo di unghie, baffetti, sopracciglia, skincare, hair care, makeup, outfit, veramente tutto dalla A alla Z. Io direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare. Parto in realtà avvantaggiata perché ieri sono andata a fare le unghiette nuove ed eccole qua, vi giuro che mi piacciono tantissimo. In realtà sono super semplici perché sono tutte bianche lattiginose e poi hanno questa stella sui toni del rosso barra bordeaux. In realtà se mi seguite sapete che non sono troppo il mio stile perché solitamente preferisco le unghie un po' più basiche, un po' più semplici, ma ieri prima di andare dall'estetista ho visto questa reference su Pinterest e me ne sono completamente innamorata e quindi le ho volute fare esattamente così. Di conseguenza ragazzi iniziamo dall'hair care. Dato che tra circa un'oretta barra un'oretta e mezza devo andarmi a fare la doccia, prima di fare la doccia voglio fare una bella maschera. Solitamente cosa faccio? Vado a prendere uno spruzzino e bagno tutte le lunghezze dei capelli. Io onestamente preferisco averle bagnate perché credo che la maschera faccia più effetto rispetto a quando vado ad applicarla a capelli asciutti. E una volta che li sentite belli bagnati e zuppi di acqua, andate a prendere una semplice maschera per capelli. Io utilizzo questa qui di Noa, la faccio all'incirca una barra due volte a settimana quando magari ho un po' più di tempo, non sono di corsa e so che la posso tenere in posa per circa un'oretta, e vado appunto a prenderne un po' e la applico su tutte le punte e le lunghezze, soprattutto nella parte finale dei capelli, che ragazzi è sempre la parte un po' più danneggiata. In questa in particolare non ne applico tantissima perché comunque è bella nutriente, quindi non voglio andare ad appesantire i capelli. E una volta distribuita bene leggo il tutto in un bello chignon e voilà ragazzi, maschera applicata. Aziono il timer di un'ora, così intanto mentre facciamo il resto la maschera agisce. Passiamo adesso a tutto ciò che riguarda la depilazione viso, quindi sopracciglia, baffetti e basette. Io per tutte e tre le cose vado a utilizzare metodi differenti e partirei con i baffetti. Qui ragazzi io utilizzo solo lei, ovvero una micro forbicina, più che altro perché ho capito con il tempo che la mia zona baffetto, diciamo, è una zona veramente super sensibile, quindi se vado a utilizzare o la ceretta o il silky peel puntualmente mi taglio, comunque mi brucio, mi graffio e alla fine peggioro la situazione piuttosto che migliorarla. Quindi vado con loro, ci metto 2 secondi, chiaramente è un po' più scomodo perché la ricrescita è più veloce, proprio perché andiamo a tagliare il pelo e non a strapparlo, però così almeno sono sicura di non fare danni. Chiaramente adesso la zona è un po' arrossata perché comunque sono andata a stressarla, ma è super normale. Passiamo adesso alle sopracciglia e qui ragazzi voglio darvi un super mega consiglio da sorella maggiore, soprattutto se non avete mai fatto le sopracciglia ed è la vostra prima volta, affidatevi ad un estetista. È super importante le prime volte, a parer mio, soprattutto le prime volte, andare da qualcuno di competente, più che altro perché il rischio è quello di assottigliarle troppo o farle magari diverse l'una dall'altra, insettarvi nei posti sbagliati e da lì a fare il danno è veramente un attimo. Quindi se non siete pratiche il mio consiglio è quello di farvi fare la forma tra virgolette da un estetista e poi quando ricrescono i peletti, quelli magari un po' più sotto, un po' più sparpagliati, di farli voi a casa con una pinzetta. Questo almeno è il metodo che ho sempre utilizzato e che tuttora continuo a utilizzare. Tolgo quelle qui in mezzo che sono le più brutte, diciamo, e poi i vari peletti che crescono qui che vedo proprio non c'entrare nulla. Mi raccomando, andate a prendere il pelo alla radice e accompagnatelo piuttosto che strapparlo in maniera violenta. Ed eccomi qua ragazzi, sono abbastanza soddisfatta del risultato. Sono andata a pulire molto bene la zona sotto, quella sopra invece non l'ho toccata perché, vi dico la verità, non mi fido tantissimo delle mie doti da estetista, quindi aspetterò di andare in un centro estetico. Però sicuramente molto meglio rispetto a prima e a questo punto direi di passare alle basette. Qui ragazzi voglio assolutamente mettere le mani avanti dicendovi che non è un passaggio necessario, non tutte ne hanno bisogno o non tutte ne sentono la necessità. Quindi
quindi se vi vedete bene così, se non vi va di farle, se non vi sentite di farle, non le fate. Io personalmente ho tantissimi capelli, è vero, ma anche tantissimi peli in generale, e quindi mi vedo molto molto meglio con questa zona del viso, ovvero la parte delle basette appunto, un po' più pulita e ordinata, soprattutto dato che molto spesso vado a fare delle acconciature tipo questa qui che scoprono proprio la zona. Cosa vado a fare? Prendo delle semplicissime strisce depilatorie, quindi ne prendo una, la piego esattamente a metà e la taglio nel mezzo. E prima di continuare, step fondamentale quando vi fate la ceretta in qualsiasi zona è andare ad applicare del burotalco. Quindi ne applico un po' qui e un po' qua. Lo so, faccio molto ridere, ma se non mi volete strappare, ragazzi, è così. Prendo la mia striscia e vado a scaldarla molto bene con le mani. E a questo punto, se avessi i capelli sciolti, andrei a legarli bene bene. Io li ho già legati, come vedete, quindi salto questo passaggio. E applico la mia striscia proprio al limite, andando chiaramente solo dove ho i peletti e non i capelli effettivi. Mi raccomando, non strappate i capelli. La faccio aderire super 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 bene. Cerco di tirare un po' la pelle in modo da non strapparmi completamente. E 1, 2, 3. E voilà ragazzi, in questo modo la zona sarà sicuramente molto più clean, molto più pulita. Prima di andare in doccia a sciacquare la maschera per capelli, rimane ancora un po' di tempo. Infatti abbiamo circa una mezz'oretta e direi di approfittarne per fare una bella maschera viso. Apriamo quindi il cassetto delle meraviglie, questa è tutta la zona dedicata alla skincare e in particolar modo le maschere sono ubicate in questo cestinetto. E ora come ora in realtà andrei con una maschera in tessuto. Solitamente io preferisco loro che sono in crema, tipo lei di Yepoda o anche questa di Mula che è super valida. Il problema è che essendo appena andati a stressare il viso con cerette, pinzette, forbici eccetera eccetera, una maschera di quel tipo è un attimino un po' più strong, quindi andrei con qualcosa di più leggero, tipo una maschera idratante, e andrei con lei che potrebbe essere super adatta per una pelle un attimino un po' più sensibile, tipo quella che ho adesso. The way she smiles, she got me staring for a while, got me staring for a while, yeah, yeah. Maybe it's our conversation, she's my favorite notification. She knows how to dress for special occasions. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now what I ever. It is what it is. Momento skincare, ovvero il mio momento preferito in assoluto. Vi giuro ragazzi che fare skincare è una delle cose più rilassanti del mondo, soprattutto la sera dopo una giornata bella piena. Sono proprio quei 5 minuti di tempo che ti fanno dire ah, finalmente mi rilasso. Tra l'altro, come avete anche visto, i capelli li ho lasciati bagnati, più che altro perché adesso che fa caldo non ha assolutamente senso asciugarli con il phon, anche perché letteralmente in 20 minuti sono del tutto asciutti, e almeno così non li andiamo a stressare ulteriormente, soprattutto se utilizzate piastre come la sottoscritta. È meglio non andare a stressarli ulteriormente con altre fonti di calore, anche se in realtà così facendo si asciugano un po' più crespi e gonfi, il che è paradossale, me ne rendo conto, ma se i miei capelli non hanno un minimo di calore veramente divento caparezza, ma ve ne accorgerete domani mattina. Quindi sì, diciamo che da una parte è un bene lasciarli all'aria, dall'altra un po' meno. Onestamente preferisco averli più gonfi e crespi piuttosto che danneggiarli. Chiaramente vado anche con la maschera labbra, ne metto un bel po' e anche fuori dal contorno delle labbra. E l'ultimo step che ho introdotto da pochissimo tempo è lui, ovvero questo siero per le ciglia e sopracciglia di The Ordinary. In realtà non vi so ancora dire molto perché lo sto applicando da letteralmente 3-4 giorni, però sicuramente tra un po' di settimane vi darò un feedback. Concludo con questa acqua profumata e ci vediamo domani mattina. Buonanotte.
Buongiorno amici, che dire, stamattina io come Hagrid, eccomi qua. I capelli chiaramente durante la notte si sono asciugati e questo è il risultato la mattina seguente, ovvero super mega gonfi e crespi. Quindi ci occupiamo subito dei capelli, anche perché io in questo stato non riesco a vedermi. Prima però chiaramente termoprotettore. E quello che faccio è andare a prendere una ciocca non troppo grande, aiutarmi possibilmente con un pettinino tipo questo e vado a passare la piastra in maniera lenta. Il mio consiglio ragazzi è quello infatti di passarla magari in maniera un po' più lenta, ma una volta massimo due, non ripassare la piastra nella stessa ciocca per più volte perché veramente vi si bruciano i capelli. Chiaramente più le ciocche sono piccole più la piastra verrà bene tra virgolette, nel senso che i capelli verranno non solo più lisci ma anche meno crespi, meno gonfi e l'effetto vi durerà più. E voilà ragazzi, questa è la prima parte completata. Direi che c'è una bella differenza rispetto all'altro lato. Tra l'altro ragazzi, se come me avete i capelli gonfi e crespi e quindi fate fatica a far reggere la piega soprattutto liscia, un trucchetto che ho imparato io nel corso del tempo è quello di lavare i capelli e far la piega un po' di ore dopo. Quindi nel mio caso non basta che i capelli siano completamente asciutti dopo averli lavati, ma è necessario che appunto passino un po' di ore, quindi molto spesso io cosa faccio? Li lavo la sera in modo da asciugarli col phon o all'aria naturale durante appunto la notte e la mattina dopo faccio la piega. Questo trucchetto ragazzi vale sempre, ma in particolar modo in estate quando l'umidità è molto più alta. E voilà ragazzi, questo è il risultato della piega. Sono andata a bombare un attimino con la piastra i due ciuffi qua davanti in modo che non fossero proprio attaccati al viso. Così sono leggermente un po' più voluminosi, chiaramente se avete i capelli ancora più scalati rispetto ai miei verrà ancora meglio. Adesso per fissare la piega vado con uno spray anticrespo, antiumidità. Vado ad applicarlo su tutte le lunghezze e anche un po' la radice e per ammorbidire le punte vado con un olietto. Io solitamente applico una pipetta intera e lo passo su tutte le punte e questo è il risultato finale. E dopo 12 ore ragazzi finalmente glow up completato, devo dire che sono abbastanza soddisfatta del risultato e nulla, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, se vi va seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube e noi ci vediamo prossimamente.